Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Devo dire, dal primo momento ho potuto e abbiamo potuto esprimere un'opinione coerente che può non essere condivisa, ma sin dall'inizio. Cioè dicendo che l'entrata in guerra dell'Italia, da un punto di vista dell'invio delle armi, dell'aumento delle spese militari, delle sanzioni, non solo non avrebbe provocato un'accelerazione nella fine del conflitto, ma avrebbe portato conseguenze drammatiche all'Europa e soprattutto all'Italia sul piano sociale ed economico. E sul piano diplomatico l'Europa, non parliamo degli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la NATO, ma anche l'Italia, nulla sta facendo, compreso quelli che oggi urlano sul caro bollette. E ricordiamolo tutti, anche quelli che oggi criticano le sanzioni sono quelli che hanno votato sanzioni e invio delle armi. Allora che cosa si può fare adesso? Innanzitutto si deve rivedere questo tema delle sanzioni, perché le sanzioni non stanno colpendo gli oligarchi russi, isolando Putin, che è molto meno isolato di prima. Stanno colpendo le nostre aziende, le nostre famiglie, le nostre imprese e la nostra economia. Sì, sono... abbiamo trovato uno che è contrario alle sanzioni. Non è Salvini, ma è De Magistris. Vorrei finire un attimo, chiedo scusi, il ragionamento. Allora, però che cosa possiamo fare? Menzolini prima diceva una cosa corretta che io rafforzo. Il presidente Mattarella, quando ha detto questo governo arrivi fino alla fine, gli ha anche dato un percorso che non è proprio di corrente amministrazione, sulla quale si può discutere o meno. Quindi il governo Draghi è legittimato finanche a fare lo scostamento di bilancio che secondo me dovrebbe fare prima che l'Italia si accappotta. Poi c'è l'Europa che deve mettere il tetto, l'Italia dovrebbe fare come hanno fatto Spagna e Portogallo, mettere il tetto. E aggiungo e chiudo, questo governo non ha avuto nemmeno la capacità di fare una norma chiara a far pagare chi ha guadagnato sulle speculazioni, di cui siamo tutti d'accordo e stiamo parlando, perché non si è fatta l'Eni di Mattei, che era la nazionalizzazione del gas. Vabbè, bene, è stata fatta, va migliorata quella norma. No, e noi siamo di fronte all'Eni che in tutto questo ha guadagnato 8 miliardi, almeno in questo momento, almeno in questo momento. Chi ha guadagnato così tanto? Può essere profitti, sono un grande tema e si può migliorare la norma sull'extra profitti. Però se non prendiamo di là per dare ai poveri, allora, non ne usciremo mai. De Magistris, vediamo molto chiaro.